Presentata Samagna Chieti, la sezione teatina dell'Associazione Professione Italia, un network di liberi professionisti vicini al centrodestra che si ispira ai valori della tradizione liberale, popolare e nazionale. Obiettivo principale di questa associazione, ha sottolineato la presidente della sezione di Chieti, Micaela Camiscia, è quello di sostenere la coalizione di governo sia a livello locale che nazionale, mettendo a disposizione delle varie forze politiche dell'area di maggioranza le competenze professionali dei suoi componenti. Il nostro scopo è quello di un progetto molto ambizioso, riuscire a mettere al servizio della classe politica con cui sposiamo le ideologie e i valori, i nostri saperi e le nostre competenze. Quindi un modo nuovo di fare politica, cerchiamo di avvicinare alla politica tutti quei professionisti, quelle persone che per varie ragioni, a torto o comunque a ragione, se ne sono allontanati. Quindi è questo la nostra mission. L'associazione è vicina alle forze politiche di centrodestra? Di centrodestra, naturalmente. Noi abbiamo valori tradizionali, liberali, riformisti, nazionali, cattolici, e quindi sono gli stessi valori condivisi poi dalla coalizione di governo di centrodestra, ma anche di molte amministrazioni territoriali, quindi regionali, provinciali e comunali. Antonio De Angelis, coordinatore nazionale dell'associazione, ha ribadito che Professione Italia non intende diventare un movimento civico impegnato in competizioni amministrative o politiche. Professione Italia rappresenta un elemento innovativo poiché promuove un'unione trasversale di professionisti qualificati provenienti da diverse discipline. L'organismo nazionale è stato fondato il 2 dicembre del 2022 ed è guidato, come detto, dall'avvocato Antonio De Angelis, già presidente nazionale dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati AIGA, presenti tra gli altri, oltre al presidente dell'associazione, Alfonso Ucci, gli esponenti di Forza Italia, Lorenzo Sospiri e Mauro Febbo.